L'associazione di promozione sociale Tota Pulcra, nata nel 2016 per diffondere la conoscenza dell'arte come fattore di progresso spirituale e sociale, ha presentato sabato 29 settembre presso il Teatro del Pepe in Prati La Madre, spettacolo teatrale sull'Annunciazione della nascita di Gesù, interpretato da Claudio Natale e Roberta Moroso, con l'accompagnamento musicale di Samuele Saltato. L'evento è stato aperto da Monsignor Jean-Marie Gervais, prefetto coadiutore della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, che abbiamo intervistato. Amici di Daily Cases, buonasera. Mi trovo qui al Teatro del Pepe in zona Prati, a Via Valadier esattamente, e mi trovo in compagnia di Monsignore Jean-Marie Gervais. Buonasera, Monsignore. Buonasera, buonasera. Allora, il motivo per cui noi siamo qui è capire qualcosa in più dell'associazione Tota Pulcra. Ci vuole un po' parlarne? L'associazione Tota Pulcra è legata molto strettamente con Papa Francesco. In effetti, nel 2016, durante l'anno della Misericordia, quando Papa Francesco parlava della cultura dello scarto, che dobbiamo smettere con questa cultura dello scarto, ho deciso di fondare quell'associazione, diciamo, dedicata agli artisti. Principalmente quelle più giovani, quelle più indigenti, pure che hanno tante difficoltà per esprimersi qui a Roma, soprattutto. I cosiddetti ultimi. Gli ultimi, in effetti, sì, che sono a Roma, romani e anche Certo. fuori, che vengono da fuori per esprimersi qui a Roma. Dunque, questa sera si terrà questo spettacolo dedicato che si chiama proprio La Madre. Come mai l'idea di questo testo dedicato appunto alla mamma di Gesù? Alla mamma di Gesù, la mamma di Dio, Dio. sì. E la casualità, diciamo, siamo proprio il 29 settembre, il giorno della festa degli arcangeli, in particolare non soltanto Michele, ma anche Raffaele e Gabriele, qui dell'Annunciazione. E quindi dedicata alla madre Maria, con tutti i suoi sentimenti di madre di Dio, donna, sposa, madre, quindi un bellissimo testo che si afferma nella fede, consolida la fede. Ecco, parliamo proprio del discorso del teatro. Secondo lei il teatro, in questo momento storico, anche se vogliamo un po' particolare, cosa può significare, per sensibilizzare e per diffondere il messaggio di Dio? Ma il teatro È uno è strumento. un strumento, diciamo, che noi rinnoviamo, però è molto antico, perché il teatro ha iniziato Certo. tantissimi secoli Dall'antica fa, Grecia. in antica Grecia, poi il Medioevo, che si è Come espresso come facciamo stasera qui in questo Teatro del Pepe, si faceva, diciamo, durante il Medioevo davanti alle chiese, alle no? cattedrali, Certo. quelle rappresentazioni Era in strada. dei misteri della nostra fede in strada, e noi vogliamo aiutare gli artisti di strada, e non soltanto gli amici di stasera non sono artisti di strada, è un bel gruppo, una bella Ci compagnia, sono tanti bravi artisti, no? bravi artisti, sì, tantissimi che hanno difficoltà in questo tempo per esprimersi, sì. Padre, allora, buonasera, io la ringrazio e tanto in bocca al lupo per la sua associazione che lei presiede, giusto? Sì, fino A adesso, questo. quando invecchierò un po', passerò la mano come tutti. Senta, Sì. questo spettacolo sarà replicato anche in altre occasioni? Pensiamo di sì. Facciamo stasera sala, diciamo, piena, quindi E vedremo. poi Sì, pensiamo di sì. E bene, poi avremo altre opportunità. opportunità e appuntamente. Ogni 15 giorni avremo uno spettacolo, o teatro, o musica, o poesia, eccetera, sì. Monsignore, grazie mille e tanti Prego. auguri. Grazie, Arrivederci. arrivederci.